Il 16 aprile l'Aquila scenderà in piazza per una grande manifestazione che dalla mattina invaderà il centro storico per dire no all'assurdo provvedimento che rischia di far morire definitivamente le imprese aquilane, che si sono viste recapitare oltre 300 cartelle con cifre abnormi per la restituzione delle tasse. In piazza cittadini, associazioni di categoria, imprenditori, politici locali e rappresentanti aquilani al governo, tutti uniti contro un provvedimento che rischia di appiattire ancora di più l'economia aquilana. Non ci sono solo le imprese, ma anche tutto l'indotto che ne deriva, compresi i sacrosanti posti di lavoro. Noi abbiamo oggi un appuntamento importante, quello di dimostrare che l'Aquila è ancora viva, è ancora protagonista della storia politica, sociale ed economica di questa nazione. Non possiamo passare nel dimenticatoio, 9 anni non devono far dimenticare la tragedia. E lunedì sarà un appuntamento importante perché gli aquilani, la classe produttiva del territorio aquilano dovrà dimostrare se conta qualcosa e se avrà ancora la forza di poter mandare dei messaggi importanti a livello nazionale. I parlamentari, la classe politica sia a livello comunale, provinciale, regionale e quindi anche la nuova classe di deputati e senatori dovrà dire la propria e dovrà mediare senza colori e senza casacche uno stesso messaggio, che è quello che questo territorio nel momento in cui non riuscisse a ottenere il risultato auspicato e cioè la sospensiva innanzitutto e poi la ricontrattazione di tutto quello che comporta oggi il decreto, i mandati della Calabro che ci intimano il pagamento del 60%, intimano il pagamento del 60% a una gran parte del territorio aquilano e sia dei lavoratori autonomi sia della classe imprenditoriale del nostro territorio potrebbe portare sul lastrico tutta una città e tutta una classe produttiva. Per il senatore Gaetano Quagliariello la possibilità di bloccare il provvedimento c'è e si può fare con un decreto. Io credo che ci sono i margini perché la Commissione dia la possibilità al governo di fare un decreto che possa sostanzialmente risolvere la situazione. Per questo bisogna mostrarsi forti, uniti, mettere da parte le differenze e far capire che l'Aquila ha un'occasione storica che non vuole perdere e se questa decisione scellerata sulle tasse dovesse alla fine non essere contrastata e passare, tutto quello che è stato fatto per questa città sarebbe annullato in un attimo.